buongiorno a tutti coloro che ci seguono, quindi a tutti i cittadini di Torre del Greco. Ciro, come sempre cerchiamo di fare un aggiornamento ed è lo stesso di ieri sera, è mezzogiorno e quindi praticamente i totali ospedalizzati sono 14, 22 i domiciliari, guarite il Covid 35, decessi 18 e come state vedendo ogni sera ci sono anche tanti tamponi negativi. Io voglio un augurio, ma questi auguri sono difficili a farli, ma io spero per stasera che quella linea tra gli ospedalizzati e i domiciliari praticamente venga superata da coloro che sono guariti. Questo però vuol dire poco, perché l'attenzione deve essere sempre grande da parte di tutti quanti noi, perché questa è una malattia subdola, è una malattia che praticamente non si è ancora riuscita a capire, a comprendere. E pare che il modo migliore è quello di stare nelle case, di tenere l'attenzione alta, di far sì che ci sia il rispetto di stare lontani uno dall'altro, almeno di un metro e mezzo, usare le mascherine e tutte queste cose che praticamente servono per evitare contagi. Dimmi, Ciro. A 40 giorni dal lockdown, cosa è cambiato? Nella settimana scorsa, dalle nostre immagini, si vedeva effettivamente la gente era poca per strada, mentre già da ieri stamattina il numero di persone per strada, dalle immagini, risulta un po' più alto. Sì, c'è questa presenza di persone un poco di più in strada, ma io noto sempre la stessa cosa, persone che camminano con una busta di in mano, con una spesa e vanno via. E poi dalla mezza all'uno in poi la città è deserta. Cambiato per quanto riguarda i controlli non è cambiato nulla, tutte le forze dell'ordine sono coordinate per tutti i controlli che devono essere fatti, quindi gli incontri noi li facciamo quotidianamente e diciamo che può sembrare anche da quello che noi seguiamo, dalle notizie che ci vengono da tutta Italia, che qualcosa stia cambiando, le curve iniziano a scendere e quindi c'è un attimo un poco più di euforia, ma è un'euforia che noi la dobbiamo bloccare, dobbiamo fermarla, perché come ho detto prima e come ci spiegano, se non c'è la possibilità di trovare una cura o un qualcosa, un vaccino, difficilmente noi dovremmo convivere con questo Covid-19. Sono giunte in redazione varie segnalazioni, tra cui questa di una famosa inaugurazione di una nota marchio torrese, e la gente è abbastanza indignata sui social. Cosa risponde a questo? Allora, io ho fatto un post ieri sera, molto tranquillamente, questa attività non fa nessuna inaugurazione. È una realtà che nella nostra città è un marchio ben conosciuto. Penso che praticamente loro, da quello che posso capire e comprendere, non c'è nessuna inaugurazione e quindi finisce qua la storia, che ieri sera questo volantino che è girato sui social per quanto riguardava l'apertura di un negozio. Io direi di è un qualcosa di fermarci qua. Io ho dato la mia immediatamente ieri sera, ho dato un mio post su Facebook e quindi altre notizie stiamo però verificando tutto quello che è stato l'iter burocratico che poteva permettere un qualcosa del genere. Ma questi sono gli uffici competenti, il SUAP, che verifica un poco tutta l'istanza in che modo è stato fatto. Per quanto riguarda la distribuzione dei buoni spesa, come procede? Allora, i buoni spesa, noi dobbiamo avere un'idea chiara. Il buono spesa sono
tocca circa 1700 e passa famiglie, 5000 cittadini, come ho sempre detto. Noi abbiamo cercato di dare due direttive precise: quello che la consegna deve essere fatta direttamente ad un'agenzia, quindi per evitare assembramenti, quindi stanno arrivando nelle case dei cittadini che ne hanno fatto, sono nel bando. E la seconda, noi abbiamo cercato di evitare quelle che possono essere falsificazioni o duplicazioni di questi buoni, quindi si è lavorato per evitare un qualcosa del genere. E in più tutto quello che praticamente anche dai cittadini si chiedeva, il controllo. Allora, il controllo si sta facendo anche il controllo, cioè sono state date le pratiche agli organi competenti, tutte le domande, quindi i buoni sono a disposizione, io penso per l'inizio della settimana prossima sono tutti consegnati, e dopodiché sono buoni che non scadono, devono essere spesi preferibilmente entro luglio, ma la scadenza è 30 settembre. Quindi stiamo tranquillamente nei tempi che il governo ci ha dato. Quando si prevede la fase 2 del Covid? La fase 2 noi dobbiamo seguire quelle che sono le direttive del governo e della regione Campania. Io ieri mi sono permesso di mandare una lettera al presidente De Luca per la riattivazione del servizio di asporto per attività di ristorazione, pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie, perché ritengo che l'asporto potrebbe essere consentito, ma anche per evitare, io quello che noto nella mia famiglia, quando parlo anche avendo famiglia, per evitare anche, ecco, dare la possibilità a ognuno di noi con l'asporto di poter avere la sera qualcosa che non si deve andare per forza in un supermercato a comprare, ma praticamente si può risolvere quello che è la cena della sera con una pizza, si può risolvere con un panino, con qualcosa, diciamo così, che uno ordina, e praticamente evitiamo altre file a supermercati. Io questo è il mio pensiero. Comunque è stata fatta questa richiesta da parte del sindaco, ma non solo dal sindaco Palomba, da tanti sindaci, e spero in quella che praticamente è l'incontro che stanno avendo oggi per quanto riguarda tutte le proposte che la regione vuole avere, sia dalle attività commerciali, dai sindaci, può essere presa in considerazione la proposta dell'asporto per quanto riguarda le attività che ho detto prima. Per quanto riguarda i rifiuti in città, si vedono tanti cassoni, come procede? C'è stata qualche novità? Quando si parla di rifiuti, Ciro, vuol dire che praticamente stiamo iniziando a risolvere il Covid. Sì, infatti sui vari... E allora vuol dire che praticamente non è il problema Covid, e allora io ne vorrei parlare, io spero dalla settimana prossima, parlare solo di rifiuti. Si ritorna alla normalità. Sì, torniamo alla normalità, ma questa volta con dei dati sicuramente diversi, perché io penso che quanto prima verranno dati della differenziata, che non è più quella dei mesi scorsi, ma sono dati completamente diversi. Aspettiamo le comunicazioni che verranno date e speriamo che anche la città di Torre Greco possa raggiungere una quota di differenziata come un po' gli altri comuni, o io spero dal 40% a salire. E per il resto ci sono questi cassonetti, questi bidoni, un po' sono stati dati a tutti i condomini. Io vedo che praticamente inizialmente c'è stato un non capire, un non comprenderli, ma nel momento in cui praticamente si è visto che la strada non aveva più rifiuto a terra, non aveva più il cumulo a terra, che praticamente viene preso il rifiuto, ci sono anche dei momenti in cui ci sono delle inosservanze, ma oddio, ogni condominio sta facendo il bidone come un qualcosa di proprio, un qualcosa che appartiene al condominio. E stiamo vedendo tanti bidoni, ma nello stesso tempo non vediamo più tanta immondizia per terra, i famosi cumuli. E mi sembra che anche questi cumuli sono veramente diventati pochissimi rispetto a quelli che praticamente avevamo oltre 110-120, sono diventati
accumuli solo in alcune parti della nostra città. Io vorrei solo parlare di immondizie, quindi vuol dire che praticamente ho di tanti problemi della città e quindi vuol dire che il Covid è superato. Questo è quello che io vorrei. Ma momentaneamente torniamo alla questione Covid. Mi dicevi anche della fase 2. Io sto vedendo quanto prima c'è la votare il bilancio del comune e quindi con le forze politiche, in primis con la mia maggioranza, ma devo dire anche con la collaborazione delle forze di opposizione, che io devo ringraziare tutti perché comunque ognuno sta cercando di dare un contributo, quello di vedere un bilancio che praticamente guardi esclusivamente a quella che è la fase di rinascita delle attività commerciali. Nello stesso tempo noi dobbiamo essere vicino alle attività commerciali e vicino ai cittadini. Quindi io posso vedere un bilancio che praticamente abbia delle impostazioni, un bilancio che venga impostato affinché praticamente ci siano fondi sia per le imprese, sia per le attività commerciali e sia per i cittadini che hanno bisogno di un aiuto da parte del Comune, quindi dello Stato. Questa è una mia idea che penso che verrà condivisa in primis dalla mia maggioranza, ma devo dire che la parte dell'opposizione sposerà queste idee che poi saranno un po' da tutti quanti condivise.